Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece, questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Quando lo stadio è pieno, la vista di San Siro dà i brividi. È senza dubbio uno degli impianti più caratteristici d'Europa. In campo grandi noi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. Nel frattempo la gara è iniziata. Ci prova! Non può essere certo soddisfatto della sua conclusione. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. La butta in mezzo, va di testa! Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Avevano molte opzioni in area di rigore, questo è il modo di attaccare. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio, certo da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Qui può partire il contropiede. È libero di creare pericolo. Salta e colpisce di testa! Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Siamo ancora sullo 0-0. E passa! Occhio al tiro! Passaggio sulla destra. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Sulla palla interrompe l'azione. Van Basten. C'è il cross. Tocco prudente al portiere. L'estremo difensore la calcia lunga. Albertini. Bergomi cerca la profondità. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Se ne va. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. C'è il colpo di testa. Una buona iniziativa, ma non è bastata.
ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Riceve la palla. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. C'è letteralmente una pioggia di cross in area, Luca. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. Colpisce! Il portiere si oppone. Allontana il pericolo. Gioca una palla lunga. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Gullit. E trova il compagno. Da lì può crossare. Attenzione, fa il tiro. E l'arbitro manda tutti a prendere un toccato. Fino al primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande.